Sono le prime luci dell'alba e siamo in cerca dei licaoni. È la classica alba africana. Voglio assolutamente filmarli. È fantastico. Ci siamo! Sono Jules Bradford. Dai, piccola. Sì, grazie. Sono un cameraman naturalista. Veloce, veloce! Sono venuto nel Parco Nazionale di South Luangwa, in Zambia, per filmare i licaoni. Che spettacolo bellissimo! La fauna selvatica è la mia passione fin da quando ero piccolo. Ho sempre sognato di avventurarmi in lande selvagge tra la natura incontaminata. E questi fantastici branchi di licaoni sono tra i miei animali preferiti. Vai, così! Per 6 settimane seguirò 3 branchi in 3 territori molto diversi, dove i licaoni combattono per tenere in vita i cuccioli nei periodi più difficili dell'anno. Stanno rischiando la morte, ma è il cerchio della vita. La Valle del Luangwa, in Zambia, è un luogo speciale. Ospita oltre 350 licaoni. È uno dei pochi luoghi in Africa dove questi animali prosperano. Fortunatamente siamo quasi arrivati. Mi dispiace per la strada, ma è il solo modo per raggiungerli. Faccio riprese in questa valle da oltre 10 anni e per me qui c'è la vera natura selvaggia. È qui che ho imparato a fare il cameraman. Ma non ho mai avuto l'opportunità di seguire da vicino così tanti branchi. Sono entusiasta di poter osservare come riescano a sopravvivere e a riprodursi. Il Parco Nazionale del Luangwa ha una superficie di 9.000 km quadrati, un'area molto vasta da perlustrare. Fortunatamente, lo Zambia Carnivore Program monitora tutti i branchi nella zona. Oggi, l'ecologista Henry Muape sta seguendo un branco con l'aiuto del ranger Kelly Kunda. È il primo dei 3 branchi che seguirò, e questa zona del parco è perfetta. I licaoni hanno un collare, in questo modo Harry può localizzare il branco e quindi potremo facilmente raggiungerli in poco tempo. Eccoli, sono qui, davanti a noi. C'è tutto il branco. Vi presento il branco dei manzi. Che meraviglia! In genere un branco è formato da 15 licaoni, ma questo branco conta 21 esemplari. Ci sono sia cuccioli che adulti, è fantastico. Harry, quanti cuccioli vedi? Ne ho contati 6. 6? Sì. Nelle famiglie di licaoni, la femmina alfa è l'unica a riprodursi. Ecco, vedi la femmina alfa? È proprio lì. Weka è riconoscibile dall'orecchio mozzato. Probabilmente è una vecchia ferita da caccia. È nel fiore degli anni ed è a capo di questo mega branco. Questo paradiso è il regno di questo branco, ma hanno dato origine a molti altri branchi nella zona. Gli adulti assecondano i cuccioli e si fanno rincorrere. Tutti prendono parte al gioco. Per me questo è uno dei momenti più belli. Non importa se sono grandi e piccoli, giocano tutti insieme. I legami tra gli individui si rafforzano con questo tipo di gioco. Qui tutti contribuiscono ad allevare i cuccioli. Non sono poi tanto diversi da noi. Poter assistere a queste dinamiche familiari, personalmente lo trovo eccezionale. I cuccioli hanno lasciato la tana dove hanno trascorso i primi 3 mesi. Probabilmente a questa età sono già svezzati. Non bevendo più il latte di Weka, dipendono dal cibo portato dal branco e lo reclamano a gran voce. Visto? Alla fine ha deciso di rinunciare in parte al suo pasto. Ha rigurgitato il cibo. È così che fanno per nutrire i cuccioli. Non credo nessun gruppo di mammiferi allevi con la stessa dedizione i cuccioli. Tutti si prendono cura dei cuccioli. E questo branco lo fa molto bene. Ah, oh, sono davvero adorabili. Per i cuccioli di Weka, la prossima sarà una lezione importante: mangiare la carne cacciata insieme al branco.
È bellissimo osservare questi cuccioli e più tempo passi con loro, più impari a conoscere le loro differenti personalità. Ho notato che quel cucciolo con le macchie bianche tende a isolarsi dal branco. Resta lontano dagli altri cuccioli. L'ho chiamato Snowy, come il cane preferito della mia famiglia. Ha un forte spirito di indipendenza, mentre gli altri sono forse solo più aggressivi. Ho detto che la curiosità uccide il gatto è valido anche per i cani. Ma a volte la curiosità può essere fatale ai cuccioli intraprendenti. Proprio come quello. Un tipetto molto curioso. I cuccioli si muovono con il branco, ma sono ancora piccoli per cacciare. Quindi spesso restano soli e vulnerabili. Questo è un momento delicato. Anche dopo un'abbondante battuta di caccia che prende molto tempo, il branco al loro ritorno potrebbe trovare una brutta sorpresa. L'home range del branco dei Manzi è su un rigoglioso tappeto erboso. Si trova proprio al centro del parco nazionale, vicino al fiume. Altri branchi non sono così fortunati. A pochi chilometri a nord, lungo il fiume Lui, si trova il secondo branco che sto seguendo. Sto andando a cercare il branco dei Kakuli. Non sono mai stato da questo branco. È proprio un'avventura arrivarci. I licaoni possono sopravvivere in diversi tipi di habitat, ma il territorio dei Kakuli è una vera sfida. Qui la lotta per la sopravvivenza è molto più dura rispetto a dove vive l'altro branco. La scarsità di prede spinge i licaoni ad allontanarsi per cacciare e a percorrere lunghe distanze. È una zona arida, brulla, c'è pochissima acqua. È proprio una landa desolata. I licaoni sono ormai assuefatti al caldo della stagione secca, ma qui non piove da almeno 5 mesi. Torniamo indietro. Persino gli elefanti sono diversi in questa landa desolata. Si sono adattati a questo posto. Con l'arrivo della stagione secca, il letto del fiume Lui è quasi completamente asciutto. Ma questi saggi animali sanno bene come cavarsela. Deve esserci dell'acqua lì. Guarda quante buche scavate dagli elefanti. Accidenti, ma quanti elefanti sono stati qui? C'è sterco ovunque! Vengono qui a scavare, bere e gettarsi le sabbie addosso. Probabilmente sono 5 o 6. Ne sono certo. Lo capisco dalle orme, ma soprattutto perché ne vedo circa 6 laggiù. Sono un vero talento nel seguire tracce. Quindi, anche se sembra completamente asciutto, in realtà, scavando più in profondità, si può trovare dell'acqua fresca. Mi chiedo se il branco dei Kakuli riusciva a bere da queste pozze. Non voglio bere dalle buche degli elefanti, ma fa talmente caldo. Mi bagno la maglietta, così riuscirò a rinfrescarmi un po' man mano che evapora. Spero che i licaoni trovino il modo di abbeverarsi. Il branco dei Kakuli è sempre difficile da trovare, ma mi hanno detto che questa colonia di gruccioni carminio vive nella loro zona. Eccoli! Sono sulla riva. Quella lì è Pamozi, la mamma. La zampa bianca della femmina alfa ci permette di riconoscerla. È indifesa perché, a differenza dell'altro branco, ci sono solo 7 adulti a proteggere i cuccioli. In natura i licaoni vivono per 7 anni e Pamozi ne ha già 6. Una vecchia e saggia femmina alfa a capo di questo piccolo branco.
Questo è un branco molto esiguo. Vedo solo due cuccioli. I cuccioli erano 12 quando sono usciti dalla tana. Non so cosa sia successo ai cuccioli, questa è una zona inospitale. È possibile che il branco abbia avuto uno scontro con un gruppo di iene e i cuccioli hanno avuto la peggio. Una vera tragedia per il branco che dimostra quanto sia complicato vivere qui. Oltre alla perdita dei cuccioli, il branco dovrà far fronte anche al cambio di leadership. Ecco Pamozzi e i suoi cuccioli. E poi ecco i due nuovi maschi che hanno cacciato il vecchio maschio alfa. Tenga, quello con il collare, faceva parte di un altro branco. Kufika, il secondo maschio, è probabilmente suo fratello. Non so ancora chi di loro si sia imposto come nuovo maschio alfa. Due grandi cambiamenti nel giro di poche settimane a cui Pamozzi e il suo branco dovranno prima o poi adattarsi. Sono sicuro che si senta disorientata. I due nuovi maschi probabilmente stanno cercando quale sia l'equilibrio del branco delle femmine. E poi ci vorrà ancora molto prima che la stagione delle piogge arrivi e che questi cuccioli siano abbastanza forti da tenere il passo con il branco. Il branco deve restare unito, perché per cacciare è vitale che lo siano. Le dinamiche del branco sono cambiate e Pamozzi deve capire come comportarsi con i due nuovi arrivati. Voglio proprio vedere se questi due intrusi giocheranno con i cuccioli. A differenza di altri carnivori, i nuovi maschi alfa si prendono cura dei cuccioli di un altro leader. Sembrano amichevoli, almeno per ora. Il gioco è la chiave per costruire i legami stretti su cui questo nuovo branco baserà il proprio successo. Vedo i due intrusi. Sembra che si siano integrati nel branco. Hanno un atteggiamento giocoso. Anche se hanno perso il vecchio maschio alfa, i due nuovi arrivati hanno accresciuto le dimensioni del branco ed aiuteranno a proteggere ed allevare i due cuccioli. È incuriosito da noi. Ma che carino! Voglio proprio vedere chi sarà il nuovo maschio alfa tra Tenga e Kufika. Speriamo di poterli riprendere e vedere come prosegue questa dinamica familiare. Una delle cose che preferisco del Luangwa meridionale è come viene gestita la salvaguardia. Nel mondo molti parchi vengono recintati e gli animali non possono entrare o uscire, mentre qui in Zambia gli animali sono liberi. Questo è essenziale per il branco degli stork che sto seguendo e che si aggira vicino al fiume Luangwa che delimita il confine orientale del parco. Voglio proprio vedere come affrontano le sfide che questo luogo presenta. Con soli 4 adulti, questo è il branco più piccolo che sto seguendo. La femmina alfa è Mabuto e ha 4 anni. È strano, non ho ancora visto dei cuccioli. Di solito, quando arrivo in auto, spuntano almeno un paio di cuccioli, curiosi di vedere cosa sta succedendo. Prima di poter controllare lo stato dei cuccioli, gli adulti si muovono. Speriamo di poterli osservare mentre vanno a caccia. Si stanno dirigendo verso il confine. Ok. Ecco, siamo pronti. Ecco i licaoni. Ok, sono veramente a caccia. Li inseguono, andiamo! Pensavo che in questa zona le prede scarseggiassero. Ok, aspetta. Voglio assolutamente filmarli.
ma posso raggiungere solo i 65 km all'ora. Persino con la mia fidata 4x4, Roxanne, stargli dietro è difficile. Li vedi? Sì, bene. Sono alla nostra destra. Siamo vicini al branco. Sono nella pianura alluvionale, devo fare in fretta per riprenderli. Forza, Jules! Veloce, veloce! I licaoni sono ottimi cacciatori. L'80% degli inseguimenti si conclude con successo. Ma non questa volta. Con soli 4 adulti, per il branco degli stork, è più difficile cacciare una preda. Ma non tutto è perduto. Il numero dei licaoni è appena raddoppiato. Sì, abbiamo 4 cuccioli. Probabilmente erano nascosti, al sicuro, mentre gli adulti cacciavano. C'è un altro. Eccolo, quello. È il 5º cucciolo, non ci posso credere. Un branco di 9 esemplari. Sì. È fantastico. Anche se ai confini del territorio, Mabuto sta allevando una bella cucciolata. Il cucciolo morde l'orecchio di un licaone. Lo lecca bene, anche dentro. Credo che il cerume gli piaccia. Siamo riusciti a stare dietro al branco, che è sempre la parte più difficile. Ora possiamo riprendere fiato. La famiglia è di nuovo insieme e si sta riposando. Stasera niente cena, solo un po' di cerume e rametti. Il branco degli stork andrà a caccia domani. Ma in queste terre di confine le loro probabilità sono molto poche. Raggiungo il ranger del parco Precious Muale per il quotidiano giro di controllo. Allora, dove sistemano le trappole di solito? Spesso si trovano in mezzo a due alberi oppure lungo i sentieri che loro percorrono per andare a bere l'acqua. Le trappole illegali sono utilizzate dai bracconieri che commerciano la carne di selvaggina, ma anche i licaoni ne possono rimanere vittima. Eccone una. Sì, la vedo, ok. È un cerchio perfetto, esattamente all'altezza giusta. Quando camminano, ci cascano dentro e muoiono intrappolati. Un impala che si trova a questa altezza cammina qui in mezzo per raggiungere l'acqua e poi, boom, tira con forza. E più l'animale tira, più rimane intrappolato, fino a sgozzarsi. Con la fune ancorata a un albero, le possibilità di fuga sono minime. Ok, siamo in 3 a tirare. Ma niente, non cambia nulla. Il problema delle trappole è che funzionano per chiunque. Se un licaone passa di qui, sia che vada a bere, sia che stia correndo, viene intrappolato. È orribile. È disgustoso. Ne abbiamo trovata un'altra qui. Rappresentano un grande pericolo per il branco degli stork che attraversa spesso la boscaglia. Questa è solo una, ma se riusciamo a eliminarne 6 o 7, si salvano 6 o 7 animali. Il lavoro che fanno serve a salvare molte vite. Ma è una continua battaglia. E dato che il branco degli stork ha solo 4 adulti, la perdita di solo uno di loro potrebbe mettere a rischio i cuccioli di Mabuto. La stagione secca spinge tutti gli animali ad avvicinarsi all'acqua. Il branco dei manzi non ha certo questo problema nel suo territorio. Una grossa mandria di 500 bufali si avvicina per abbeverarsi. Ora che l'acqua scarseggia, devono percorrere ogni giorno un lungo tragitto per raggiungerla. Con questo caldo, i bufali hanno bisogno di bere tutti i giorni e i loro spostamenti possono attirare attenzioni indesiderate. I leoni spesso seguono i bufali, quindi una grande mandria come questa potrebbe attirare la loro attenzione. È bello vedere i bufali. Ma spero che non danneggi i licaoni. So per esperienza che i leoni vedono i licaoni come rivali. Se si imbattono nel branco dei manzi, potrebbero facilmente decimare il branco. Ci vedi?
Speravo non accadesse, ma un branco di leoni è stato appena avvistato nella zona. Ehi! Hey. Ciao! Il responsabile del progetto Tandiwe Mueta lavora allo Zambia Carnivore Program da ben 10 anni e si occupa di tutti i carnivori residenti nel parco. Ci sono molte probabilità che il nostro branco si imbatta in questi leoni. Guardando il GPS, sono a 2-3 chilometri da loro. La distanza è breve. Arriveranno tra pochi minuti. In questo periodo dell'anno, i branchi di leoni passano intere giornate lungo le rive del fiume. Incrociamo le dita, ma se continuano verso sud, è probabile che si imbattano nei licaoni. Questo è un problema. Soprattutto per i cuccioli indifesi. Sono le 5 passate. Siamo sulle tracce del branco dei manzi. Ho passato la notte a pensare a quei leoni. Spero che i licaoni siano riusciti a evitarli. È possibile che siano andati nel territorio dei leoni e che siano tornati con meno cuccioli. Rallentiamo, potremmo vedere le loro tracce. O magari li vediamo, o sentiamo i latrati. Dopo 2 ore, finalmente raggiungiamo il branco. Guarda, c'è una carcassa. È proprio lì. C'è già una vittima. Ma non so se tutti gli altri licaoni sono sopravvissuti. Non vedo i cuccioli. Ne vedo solo uno o due. Non riesco a vederli tutti. Oh, c'è il piccolo con le macchie bianche. Snowy è riuscito a stare fuori dai guai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci sono tutti e 6. Stanno tutti bene. È fantastico. Che bella notizia. Un enorme sollievo. I cuccioli si nutrono direttamente dalla carcassa. Potrebbe essere il loro primo vero pasto. Una tappa importante nella loro crescita. Ovviamente hanno strappato via un pezzo della carcassa. E ora il cucciolo sta cacciando via uno degli adulti. Incredibile. Il branco è così dedito nell'allevare i cuccioli che i cuccioli, anche se piccoli, riescono a prevalere sugli adulti, in un certo senso. L'intero branco mette i cuccioli al primo posto. Sono loro il futuro. Ma sentiteli, sono tutti agitati. È davvero incredibile. Sta succedendo qualcosa. Ci sono molti guaiti. Gli adulti cercano di riprendersi parte della carcassa. Ma Snowy se n'è impossessato definitivamente. Che tipetto. Diventerà un licaone dominante. Questa volta ce n'è abbastanza per tutti. Stanno tutti bene e con la pancia piena. Il branco dei manzi continuerà a cacciare cibo per i cuccioli. È meraviglioso.